Ciao a tutte amiche di Movissima, bentornate sul mio canale. Allora, oggi perché sono qui? Sono in postazione in realtà, ma in realtà non devo farvi un video recensione, un video haul, eccetera. Siccome avevo 2 minuti, ho intenzione di rispondere al video tag delle mie amiche. Saluto con un bacione le mie amiche, appunto, Alessandra ed Irene del canale Irenelli della India 76 che mi hanno taggata. Yeah, un bacione. Allora, sto parlando del Rainbow Tag. Che cos'è il Rainbow Tag? È quel tag che permette a, diciamo, a tutte di conoscerci un po' meglio, elencando dei colori dell'arcobaleno e associandovi degli oggetti che ci rappresentino o degli aspetti particolari della propria personalità. In questo caso, infatti, io mi trovo in saponeria, ho detto, ma non so, mi ci sono messa a pensare, ho detto adesso lo realizzo uno veloce perché voglio rispondere, tant'era la voglia di rispondere a queste mie carissime amiche che ho avuto modo di conoscere sulla rete e che veramente sono per me speciali, perché non lo so, sapete quelle cose, quelle empatie che si creano a pelle, quelle sintonie, e io così le sento, quindi non so in che altri modi spiegarmi. Allora, il Rainbow Tag, quindi io vi dirò dei colori, ovviamente mi trovo qui attorniata da tanti prodotti, è normale, sì, che potrebbero ispirarmi, cioè vi elencherò quelli che utilizzo e magari anche degli aspetti particolari di me, ma partiamo subito, altrimenti mi dilungo come sempre. Allora, andiamo con la lista dei colori. Il primo colore di questo Rainbow Tag è il colore rosso passion. Allora, cosa mi viene in mente secondo voi con il color rosso? Innanzitutto il rossetto della Puro Bio che porto con la relativa matita, che in realtà è più un rosso bordeaux marronato che altro, che è il numero 8, un numero 8 con la sua matita annessa, quindi potrebbe essere rispecchiare questo colore. Il rosso, diciamo, il rosso non ha eccezioni, il rosso è così come lo vedete, il rosso è rosso, ovvero è un colore che si presenta per quello che è, quindi così irruente, così passionale, diciamo, e quindi non ha mezze misure. Allora, ancora cosa mi viene in mente parlando del rosso? Il rosso potrebbe essere questo anello. Ve lo faccio vedere perché, ciao Irene, perché lei, la mia amica Irene, in uno dei suoi recenti video ha fatto vedere degli orecchini identici spiccicati a questo anello, e io le avevo scritto tra i commenti che le avrei fatto vedere proprio l'anello che anch'io avevo, sembra della stessa parure, della stessa serie, ed è questo qui. Questo lo comprai tanto tempo fa in una bancarella degli indiani, forse una decina di anni fa, e ora non ce l'ho qui, ma ho anche la collana uguale, peccato che me la sono dimenticata, perché vi ripeto che questo video lo sto facendo così di genere, immaginavo di realizzarlo, ma io sono un po' impulsiva e le cose le faccio al momento. Irene, questo è l'anello di cui ti parlavo, ti piace? Un bacione a Irene. Adesso mi vengono in mente le mie candeline a cuoricino, che sono le candeline che utilizzo quando sono qui in negozio o, che ne so, a casa, quella stellina che è rossa. E ancora c'ho questa sorta di cerone qua, sapete quelli che si appendono, il candelone, diciamo, il candelabro, questo grande, con la stellina al centro, quindi il rosso mi fa pensare a questo. Poi per quello che riguarda un risvolto, perché fa così? Per quello che riguarda... Per quello che riguarda il risvolto psicologico, il rosso potrebbe rappresentare una parte di me che equivale alla rabbia che provo in determinati momenti, ad esempio mi fa pensare proprio al rosso che si può generare da una arrabbiatura o da una compressione proprio magari di pensieri che non possono uscire, che non possono esternarsi, ecco, magari il voler dire a qualcuno qualcosa, per esempio mi stai sulle palle, non poterlo fare, questo potrebbe essere il rosso che mi viene in mente per quello che riguarda la questione, proprio il risvolto un po' psicologico caratteriale. Io per quello che riguarda me sono piuttosto istintiva, quindi generalmente non tengo a trattenere i miei pensieri, le mie emozioni o quello che... No, forse le emozioni sì, però i pensieri, se mi scaturisce un qualcosa che mi tappa la vena, come si suol dire, le cose le devo dire perché sono abbastanza diretta, ma questo penso che lo abbiate capito di me già da diversi video, quindi il tipo di temperamento che posso avere. Ancora andiamo avanti con l'arancione.
l'arancione. Che cos'è l'arancione? Allora, per quello che riguarda l'arancione, non ci associo nulla di particolare a livello di oggetti o di prodotti, ma ci associo il mio colore di capelli. Perché? Perché mi fa pensare rosso malpelo, mi fa pensare a Pippi Calzelunghe, questo rosso che vorrei sempre togliere. Dico, ma guarda, voglio cambiare colore, perché certe volte al sole diventa proprio di un giallo pesante, giallo paglierino, aranciato, eccetera. Però a volte invece dico, no, ma sono delle sfumature molto belle e sono piuttosto naturali, quindi alla fine le lascio sempre e rimando questo mio pensiero, questa mia idea di tornare castano scuro, che è il mio colore naturale alla fine. Quindi perché no, l'arancione potrebbe rappresentare in questo colore dell'arcobaleno i miei capelli, il colore dei miei capelli. Andiamo avanti con il giallo, e qui ci associo un prodotto che utilizzo della linea Saponaria. Ce l'ho qui, il mio shampoo immancabile e irrinunciabile della Saponaria, la salvia e limone, che utilizzo sempre. La salvia e limone e ai semi di lino, che è un concentrato appunto per capelli grassi e sebo regolatore. Io lo uso andando in piscina, lo sapete benissimo, ve l'ho sempre detto, e lo alterno a volte a dei prodottini, diciamo, meno bio, quindi quelli della Ultra Dolce, di cui ho fatto anche il video, ma questo lo adoro. E tra i bio, l'unico che mi sembri dare una pulizia profonda e soprattutto mi lascia i capelli morbidi, quindi posso dire che mi piace tantissimo. Il giallo lo associo alla Saponaria, shampoo della Saponaria, salvia e limone ai semi di lino, quindi questo sì ed è promossissimo. Andiamo avanti con il verde. Io qua c'ho pure il foglietto per non scordare nulla. Con il verde associamo i due prodotti, ancora i due saponcini della Saponaria. Allora, il verde quindi l'associo al colore di questi due saponi, che per me sono insostituibili. Ormai io mi lavo il viso solo con i saponi biologici, che siano della Saponaria eccetera, ma trovo molto buoni proprio questi qui, quello all'olio extravergine di oliva, perché per l'inverno mi è stata una mano santa, diciamo, mi ha aiutata tantissimo proprio per prevenire questo freddo, per aiutarmi a superare la stagione più rigida. E poi anche quello all'aloe, che è un balsamo per pelli impure. Io ho la pelle ancora, diciamo, non acneica, perché non ho più l'età dell'adolescenza, ma comunque una pelle tendente al grasso, quindi una pelle impura, e utilizzo questo all'aloe, che mi è stato di valido aiuto. Quindi per quello che riguarda invece il risvolto psicologico, potrei dirvi che il verde può rappresentare quella parte di me che continua sempre a sperare nei momenti di avversità. Quindi io sono una persona che tendenzialmente, oddio, alle prime difficoltà potrebbe sembrare che si butta a terra, però poi ha una grande forza nel rialzarsi nelle cose, e quindi spera sempre che ci sia qualcosa di positivo, di motivazionale, che sproni ad andare avanti. E quindi io il verde lo associerei a quel lato di me stessa che equivale proprio alla speranza, quindi alla speranza che non mi abbandona mai. Ancora andiamo avanti, perché sennò mi dilungo troppo. Continuiamo con il blu. Allora, il blu, io non potrei mai rinunciare a questi tre prodotti. Uno l'ho scoperto da poco e ne ho fatto anche un video, ed è l'acqua micellare di Fiordaliso e tea tree della linea Alchemilla, che è un 500 ml, quindi un cofano di acqua micellare con cui io mi strucco la sera, mi lavo il viso, mi tonifico, e insomma, col tea tree oil poi ovviamente mi posso struccare viso, occhi e labbra, ma è comunque senza silicone e senza parabeni, e mi dà quella sensazione proprio di freschezza, e non mi lascia la pelle unta. Non mi lascia la pelle unta, questo è molto importante per chi ha il tipo di pelle mia, che è un tipo di pelle comunque tendente al grasso o impura. Ed è fantastico, lo prenderei 50.000 volte. Celeste e azzurro, quindi consentitemi i toni del blu, che potrebbe essere tranquillamente questo. La crema viso purificante ancora dell'Alchemilla, vedete, della linea blu, della linea azzurra. Sempre per restare nel discorso delle creme sebo regolatrici, io la utilizzo tranquillamente proprio perché la trovo veramente ottima. L'alterno ovviamente alla bava di lumaca, al veleno di vipera, insomma le metto un po' a giro a seconda dei periodi, poi perché mi piace sperimentare e testare, e questa la trovo veramente ottima perché è una di quelle che ho usato e continuerò ad usare, ed è la linea azzurra, quindi il blu. Ancora c'era un'altra cosa del blu, la numero 42 di Puro Bio, che è la novità della linea Bellezza, di cui vi ho fatto il video qualche giorno fa. Quindi questa qui è bellissima, è un celeste, però io l'associo ovviamente al colore blu celeste, i derivati, gli azzurri, i blu eccetera, sono questi, no? Le sfumature sono queste qua, ed è veramente stupenda, quella che userò tutta l'estate, ed è bellissima.
E un'altra matita blu che è un po' più scura, e quest'altra della Benecos che mi piace molto, che vi feci anche vedere tempo fa. Questa è proprio sull'azzurro, diciamo, ed è un colore che mi piace tantissimo, soprattutto in estate, quindi da alternare a seconda del trucco, dell'outfit, eccetera, con questa della Puro Bio. Quindi le trovo fantastiche tutte e due, nonché delicate per la zona delicata degli occhi. Ancora, per quello che riguarda il blu, dal punto di vista psicologico, che vi potrei dire? Psicologico, più che altro un aspetto che mi riguardi, potrebbe essere rappresentato dal mare. Io confido molto nell'immensità del mare, infatti quando mi capita di andare per qualche motivo, per fare delle passeggiate, per ricrearmi lo spirito, non faccio altro che confidare me stessa proprio anche in maniera silenziosa alle onde del mare. Infatti io, essendo cantante, a volte realizzo delle clip, dei video, e mi ispiro moltissimo all'ambiente marino. Ci vado veramente con molto molto piacere, con molto, per ritemprarmi l'animo, no? Per calmare i pensieri, per riflettere e quant'altro. Quindi il mare, che è rappresentato da questo colore blu con le sue sfumature, con le sue sfaccettature, rappresenta una parte di me molto importante. Fortunatamente ce l'abbiamo vicino, chilometricamente parlando. Andiamo avanti con il colore indaco. Dunque, l'indaco mi ha messo un po' in crisi, però se mi giro qua intorno ho tantissimi colori, e anche l'imbarazzo della scelta. Allora, per quello che riguarda l'indaco, che associo anche al viola, quindi indaco e viola insieme, le dirò questi due colori, io vi voglio parlare dell'acqua floreale alla lavanda della Thea Natura, che è un ottimo tonico, diciamo, ed è anche un rinfrescante, soprattutto per il periodo più caldo, che è quello estivo, perché va a tonificare la pelle, aiuta appunto a rinfrescare la stagione più calda, ed è ottimo come tonico dopo la pulizia del viso. Poi è un concentrato proprio di lavanda, se lo vado a sentire mi sembra di aver preso proprio la lavanda stessa, di averla strizzata, e non so con quale procedimento, di averla applicata proprio qui dentro con il fiore di lavanda. Infatti questo è ottenuto tramite il processo di distillazione a vapore dei fiori di lavanda, ed è soprattutto una produzione italiana e biologica. Voi sapete che io sono una patita del bio, quindi è un'acqua che consiglio veramente tantissimo, non tanto adesso, ma andando più avanti con la stagione calda, quindi primavera inoltrata ed estate, perché è veramente un toccasana e rinfresca tantissimo. E questo lo associo al colore indaco, vedete l'etichetta indaco lilla, non saprei quale altro colore prendere, e al colore anche viola, diciamo, della confezione in vetro, viola blu. Vabbè, ci siamo con i colori, dai, passatemi anche questo. Ancora, per quello che riguarda il viola indaco, il risvolto di me che potrebbe rappresentare questo colore potrebbe essere la sfiga che a volte mi perseguita, che non mi lascia in certe situazioni. Quindi il viola l'ho associato sempre come colore a un po' alla sfortuna, ma in realtà devo dire una cosa particolare, che quando ero piccola comprai una bicicletta viola, quindi ci cascavo di continuo, e da quel momento ho associato la sfiga al colore viola. Però è un colore che, a parte gli scherzi, mi piace molto, mi piace tantissimo, quindi potrebbe rappresentare quella caratteristica di me che mi porta sempre a pensare alla sfiga, a dire uffa, però questa cosa è andata così, poteva andare in questo modo, oppure sicuramente la sfiga metterà lo zampino, eccetera eccetera. A volte sono anche negativa, potrebbe sembrare il contrario, però tendo a volte ad attirarmi anche i fulmini negativi. Quindi il viola lo associo anche a questa cosa della sfiga, della mia propensione a pensare alla sfiga, che dovrei eliminare. E qui ti volevo, passiamo e arriviamo al rosa. Il rosa, sul rosa potrei scrivere un'enciclopedia, su tutte le tonalità, quindi il rosa, il fucsia, perché è un colore che porto tantissimo in estate. Non so se vedete, anche oggi ho messo uno smalto della Benecos, che è questo sul fucsia, quindi rientra nella categoria del rosa, ed è questo qui della Benecos, questo qui bellissimo. Quindi al rosa associo questo, e associo la scatoletta della Puro Bio, il rossetto numero 2, che è il nude, che io utilizzo sempre, è una tonalità che porto quasi tutti i giorni. Oggi no, perché ho voluto esagerare col rossetto, ma perché non avevo gli occhi truccati, non ho fatto in tempo a truccarmi. E questo è il nude, questa tonalità molto molto blanda, chiara, che si associa perfettamente al colore neutro delle labbra. Io lo porto quasi tutti i giorni, no, tutti i giorni in questo periodo, anzi, tranne oggi. E ci metto solitamente ho questa matitina rosa numero 37 della Puro Bio, che è un tono un po' più scuro, ma comunque si adatta bene, e quindi associo al color rosa questa scatolina bellissima della Puro Bio, che è proprio composta da matita e rossettino.
Altro prodottino da associare al rosa è il Make Me Blush della Puro Bio. Vi ho parlato di questo blush in uscita proprio la scorsa settimana, quindi uno dei miei ultimi video, perché lo trovo veramente molto carino sul rosa ed è così, ve lo faccio vedere aperto, del numero 2, rosato carinissimo, che tra l'altro porto anche adesso, quindi per quello che riguarda il rosa direi che è questo, il prodottino che attualmente mi sta proprio piacendo moltissimo. Ora un altro colore di rossetto, vabbè sul rosa uno ci si sbizzarrisce proprio, ecco perché qui mi volevo, ho scoperto da poco, sempre della linea Puro Bio, il numero 10, che è di nuova collezione, ed è questo rosa fantastico, guardate che bello, vi faccio lo script, questa tonalità qui, molto molto accesa, proprio per l'estate, perché io d'estate porto questi colori qua maggiormente per quello che riguarda le labbra, quindi questo rosa lo metterò molto volentieri in estate, ed è un prodotto che mi piace perché già l'ho iniziato a provare, vi dico la verità. No, il rosa per quello che mi riguarda lo associo, beh il rosa è un colore molto delicato, molto sensuale, molto, se vogliamo, il colore dell'amore, io no comment sotto questo punto di vista, perché sono molto fredda, ritrosa, non riesco a esprimere i miei sentimenti, le mie cose, quello che penso, ma nei confronti di nessuno, quindi è un tasto che non vorrei toccare, e quindi il rosa lo accantoniamo e lo lasciamo relegato solamente a quello che riguarda i prodotti della Puro Bio che utilizzo, ok? L'ultimo colore, mi avete chiesto il multicolor, oddio, qua il multicolor sinceramente sono attorniata in un ambiente molto colorato, ma in fin dei conti quindi potrei esprimerlo con il mio lavoro, questo colore multicolor, ovvero con la saponeria, con i prodotti bio che utilizzo, che ogni giorno mi regalano un'infinità appunto di varianti di colore e tutto il resto, quindi tra i vari prodotti, tra i saponi, tra i detersivi che rappresentano un po' il mio mondo e il mio lavoro, ma il multicolor, che è un aspetto della personalità che potrebbe riguardare me, mi viene in mente la mia personalità un po' poliedrica, un po' così dalle multisfaccettature, un po' variegata, un po' variopinta, un po' come vi pare, perché a volte è una personalità un po' così poliedrica, per dire non si capisce come sono, a volte sto bene, a volte sto male, a volte mi tiro su, a volte mi tiro giù, quindi questo lato del mio carattere che è un po' incomprensibile, ma anche perché comunque essendo un po' con lo spirito artista sono fatta un po' così, un po' indecifrabile, e questo problema purtroppo ce l'ho anche con me stessa, perché non è che sempre vado d'accordo con me, quindi a volte mi si gira un po', capito, a volte posso sembrare più positiva, propositiva, più ottimista, mentre altre volte mi lascio un po' chiudere a riccio nel mio guscio e quindi non c'è verso di farmi parlare o di farmi interagire o comunque di chiedermi perché certe cose, perché mi comporto in un certo modo. Quindi sono un po' indecifrabile, questo penso che sia, faccia un po' parte delle personalità artistiche, nel senso, capito, che comunque sono propense alla musica, all'arte, eccetera, eccetera, quindi questo fluire di emozioni, di sentimenti, di comportamenti alle volte indecifrabili, magari nascondono dietro di loro dei significati inconsci o comunque che si confanno un po' alla personalità di, in questo caso, la persona stessa in questione. Vabbè, ho fatto tutto un giro di parole, comunque non riesco bene a parlare in questo momento perché mi trovo quindi in saponeria, perché comunque questo video l'ho fatto di getto, ma la cosa importante è che sono riuscita a fare questo stupendo video Rainbow Tag. L'ho fatto un po' a modo mio, io non è che c'ho il dono della sintesi, però alla fine ci sono riuscita. Quindi voglio salutare ancora una volta con un bacione le mie due amiche Alessandra e Irenelide dei rispettivi canali La India 76 e Irenelide, e poi salutare ancora perché sennò mi scordo sempre di fare dei doverosi saluti ad altri canali con cui interagisco da diverso tempo. C'è Sorrisi Azzurri, il canale di Tiziana, che saluto con un grande bacione, che ultimamente ho avuto modo di conoscere un po' meglio così perché ci siamo scambiate delle cose, quindi la saluto veramente con grande affetto, e andate a sbirciare il suo canale perché ve lo consiglio, perché tratta tematiche sempre interessanti di vita quotidiana, di psicologia e così via, quindi una persona molto molto valida, molto in gamba, che merita attenzione da parte di tutte voi. Ancora il mio amico Sril Vanilla, Trottolino Amoroso, che è il canale di Andrea, che è un poliedrico anche lui, eccentrico, creativo, che propone ogni giorno dei video veramente elettrizzanti, veramente video nuovi, sempre sempre con lui non c'è da annoiarsi, e poi vabbè tutto il resto poi farò, realizzerò proprio un video dei saluti perché ce ne sono diverse di persone, finalmente il canale sta crescendo, comunque ci sono delle interazioni, stiamo crescendo, c'è una bella comunità tra di noi e questo
mi fa molto piacere. Ancora saluto Angela Biotrucco, che è una ragazza validissima con cui ho fatto una collaborazione. E niente, che dire, grazie alla India 76, grazie a Renelide, grazie a tutti per questo video tag. È il primo che faccio, quindi l'ho fatto con grande piacere, di getto ma con piacere. Va bene, un bacio a tutti, iscrivetevi al canale e perdonate anche questo lato di me. Ciao a tutti.